Lo possiamo definire senza dubbio come il big match della 20ª giornata di eccellenza laziale, girone B, tra le due squadre più in forma del momento. L'Itri arriva da 5 risultati utili consecutivi, 3 vittorie su 3 in questo 2017. Il Cassino è la schiacciasassi del campionato, miglior attacco e miglior difesa, la grande dominatrice di questa stagione. Amici di Telegolf RTG e ITV, buongiorno e buona domenica da Vito Coppola e dall'esterna 4, coordinata da Enrico Duratorre, qui al comunale di Itri, tra qualche istante. Itri, Cassino, le squadre stanno entrando in campo. Alla sinistra dei vostri teleschermi in questo momento l'Itri in completo giallo, calzettoni rossi, dall'altra parte invece il Cassino in completo blu. Qui accanto a me ci farà compagnia in questa gara Paolo Russo, che vado a salutare. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno a te Vito, buon ascolto e un buon divertimento, lo speriamo tutti ovviamente. L'arbitro è il signor Andrea Crescenzo di Aprilia, coadiuvato da Filippo De Salazar di Roma 1 e Alessandro Peluso di Frosinone. Siamo al sorteggio classico tra le due squadre, poi ci sarà comunque il saluto tra i capitani. Andiamo a leggere le formazioni. L'Itri che scende in campo con Micci, Zaffino, Gallo, Foti, Mastroianni, Fiore, Antonio Marciano, Lubrano, Volante, Rossini e Simeri. In panchina mister Davide Palladino, porta con sé Fiorenza, De Santis, Giorgio Marciano, Verrecchia, Coppolella, Truppo e Schiano. Risponde il Cassino con Della Pietra di Vito Verdone, Partipilo, Ruggeri, Berardi, Corrado, Darboe, Giglio, Pontecorvi e Macciocca. Prima di leggere la panchina verrà osservato un minuto di silenzio in memoria dei tragici eventi avvenuti a Rigopiano e nell'incidente che ha coinvolto l'elicottero del 118 e di tutte le vittime delle zone colpite dal maltempo e dal sisma. Finito il minuto di raccoglimento, disposto tra l'altro dal presidente federale in tutte le partite di calcio, sia tra i dilettanti che tra i professionisti, c'è stata questa pausa iniziale doverosa per gli ultimi eventi accaduti al centro Italia. Eravamo con voi debitori, mentre il calcio d'inizio sarà affidato all'Itri, che attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Eravamo debitori con voi delle panchine, della panchina del Cassino: Gazzerro, Mercurio, Santilli, Salese, Caggiano, Raia, Perrotti, ovviamente il mister, e Castellucci. È tutto pronto per l'inizio del match, siamo in leggero ritardo rispetto alle ore 11 che è l'orario congeniale e previsto per l'inizio delle partite per quanto riguarda le gare interne dell'Itri Calcio. Una bella settimana, una grande settimana per l'Itri, che ha trovato la qualificazione alla finale di Coppa Italia di eccellenza battendo ai calci di rigore il Serpentara in settimana, appunto mercoledì si giocherà la finale l'8 di febbraio a Latina contro l'Unipomezia, una finale secca, un momento storico per l'Itri. Altro momento storico sarà questo contro il Cassino, squadra, come dicevamo in apertura e in presentazione del match, dominatrice di questo campionato, miglior attacco, miglior difesa, comunque una squadra che ha perso soltanto una volta in questa stagione proprio contro il Serpentara, Serpentara che è stato eliminato mercoledì dalla Coppa Italia proprio dall'Itri ai calci di rigore dopo la rete di Volante a un quarto d'ora dalla fine, che ha impattato il computo dei gol rispetto anche alla gara di andata, che invece aveva visto i romani vincere con il risultato di 1-0. Il rigore l'ha segnato decisivo mercoledì scorso Truppo, che oggi siede in panchina per far posto proprio al bomber Volante, che ha cambiato insieme a Gallo e a Rossini. Sono gli uomini in più di questi tri di fine 2016, inizio 2017. Eccolo Gallo che intercetta il pallone, la fasciatura come vedete per la ferita al sopracciglio e che ha portato anche alla
L'applicazione dei punti di sutura a Gallo ha dovuto dar forfè nella gara di ritorno di Coppa Italia dopo 15 minuti proprio per un brutto intervento con Palombi, l'estremo difensore del Serpentara. Fallo laterale che adesso viene battuto dal Cassino sull'out di sinistra, sarà Verdone a rimettere la palla in gioco, cercato il compagno di squadra di davanti, poi è Partipilo che prova a innescare una manovra offensiva, niente da fare invece per i tentativi della squadra ospite. Va al rinvio Micci, che però trova Berardi che controlla e lancia immediatamente in avanti Giglio. Intanto Paolo Russo, ho visto che parlavi con Villacaro, il grande assente. Sì, l'ho visto qui al volo, mi ha fatto capire che ha avuto un problema di bronchite che già se lo portava da qualche giorno, mercoledì aveva stretto i denti per essere in semifinale di Coppa, ha detto oggi assolutamente non poteva essere in campo, quindi penso che insomma a questo punto per Palladino e per gli altri valga anche un altro discorso, cioè cominciare anche a ragionare nell'ottica dell'8 febbraio. Domenica prossima ci sarà la gara a Morolo di campionato importante, però penso che a questo punto l'evento della finale di Coppa... Attenzione, palla dentro, in area di rigore, la girata di Macciocca e la parata di Micci, quindi andiamo subito a segnalare nel corso del terzo minuto di gioco la prima palla gol del match del Cassino, una buona discesa sulla sinistra di Verdone che ha messo il pallone al centro, la girata col mancino di Macciocca centrale tra le braccia di Micci. Scusami Paolo, stavi finendo. No, dicevo che comunque in quest'ottica, anche se si gioca oggi contro una prima in classifica, penso che importante sarà per l'allenatore, per tutti i collaboratori, avere il meglio dei propri giocatori in vista dell'appuntamento dell'8 febbraio, quindi penso che sia giusto che il difensore si riposi e si riprenda al meglio, perché è chiaro che il suo contributo sarà importante in quella gara come il resto del campionato ovviamente. Giglio, raddoppio di marcatura su di lui, sarà corner, primo calcio d'angolo del match, sarà in favore del Cassino, va a batterlo Partipilo. Andiamo a segnalare il primo corner, palla dentro, Micci respinge la rovesciata proprio di Macciocca ed è Dante Volante in zona difensiva a salvare il risultato. Attenzione a questi cali di concentrazione, ancora una volta Di Vito mette la palla sul secondo palo, rinvia Antonio Marciano, poi al limite dell'area di rigore non riesce a liberarsi Pontecorvi, Dante Volante si libera, è rimasto a terra intanto Stefano Rossini, ci sembra, non siamo sicuri che sia lui, sì, è Stefano Rossini che era squalificato nella partita di mercoledì scorso in Coppa. La sua assenza si è sentita anche perché Rossini è stato l'artefice delle ultime vittorie portate a casa dall'Itri di misura in questo 2017, come dicevamo in precedenza, 3 vittorie su 3 partite. E in pratica da 4 vittorie consecutive in casa l'Itri, 5 gol fatti e 0 subiti nelle ultime 4 apparizioni qui al comunale. Il lancio lungo a cercare Simeri, ancora Rossini a centrocampo, supera un uomo, poi c'è Darboe davanti a lui, c'è fallo del congolese del Cassino, calcio di punizione, l'arbitro il signor Crescenzio Di Aprilia, è lo stesso arbitro che era stato protagonista in negativo per l'Itri del finale di gara contro il Morolo in campionato per aver fischiato il calcio di rigore che ha portato il Morolo sul risultato di parità, e poi Morolo che nel finale era riuscito a trovare il 3-2. A 4 minuti dalla fine l'Itri conduceva per 2-1 quella partita, poi addirittura l'ha persa per 3-2. E domenica prossima ci sarà, come diceva tra l'altro Paolo Russo, proprio Morolo-Itri, il ritorno in terra sociara. Foti, la pressione alta del Cassino, più di una volta quest'anno l'Itri ha avuto grandi difficoltà nell'uscire palla al piede. Mastroianni, palla per Zaffino, Foti non ha fretta, tra l'altro durante il riscaldamento sentivamo mister Davide Palladino dire ai suoi di stare calmi nei passaggi iniziali, che la partita durava 95 minuti e che quindi non c'era alcun bisogno di
aver fretta Simeri, prova a dare una palla a Marciano che aveva tagliato, l'aveva visto Simeri, ma il passaggio non è stato dei migliori. Adesso però Simeri va a pressare Di Vito, che poi riesce a liberarsi del pallone e a disimpegnare in avanti con Giglio, che riesce a l'1-2 con Corrado. Poi lo stesso Giglio viene fermato da Rossini, che lancia in avanti per Antonio Marciano, che a sua volta viene fermato da Berardi. Può ripartire ancora una volta, ma Ciocca lì davanti, troppo lungo il passaggio per lui, e sarà rimessa dal fondo per Micci. È partito meglio il Cassino, Paolo? Mi sa proprio di sì. Penso che Castellucci abbia studiato la partita in questo modo, cercare di essere subito aggressivo sui portatori di palla dell'Itri, penso più che altro su Foti, su Rossini, e cercare di essere pericoloso. Due occasioni già ci sono state con Macciocca, però negli ultimi minuti ci sembra che adesso la squadra di Palladino stia cominciando, insomma, a venire fuori anche in maniera importante. Attenzione Marciano! E la parata di Della Pietra non è riuscito a dare la potenza giusta. No, forse perché magari era in una posizione precaria di equilibrio. Diciamo che lì adesso sta giocando la carta della velocità, che penso sia la migliore per fronteggiare il Cassino, una squadra compatta e arcigna, ma che soprattutto nel gioco palla a terra in rapidità ha sempre mostrato un pochino di soffrire. E quindi vedremo, adesso la gara è sempre un pochino più equilibrata, però penso ci sia ancora tantissimo da vedere e da fare, quindi aspettiamoci, insomma, l'evolversi della questione. Diciamo che le due squadre, insomma, sono schierate un po' come ci aspettavamo alla fine: il Cassino con il suo modulo classico con due linee di quattro difensori e quattro centrocampisti, con due attaccanti che sono Giglio e Macciocca, e l'Itri, insomma, che sta riproponendo quel modulo che già ha dato buoni risultati sia in Coppa che in campionato, con tre attaccanti di fatto, praticamente Marciano, Volante e Simeri, e con una linea tre centrocampisti con Foti, playmaker, affiancato da Lubrano e da Rossini. Mastroianni, sì, e questa è la lettura effettivamente tattica della partita, con Litre che proverà in velocità. Ottimo il controllo di Volante, che riesce a liberarsi del suo diretto avversario, poi si allarga la palla sulla destra cercando di trovare un buco, lo ferma bene Verdone, che aveva letto l'intenzione del bomber Itrano. Gran controllo comunque di Volante lì davanti, ma Ciocca viene fermato adesso dall'ottimo Fiore, capitano quest'oggi. Palla sulla sinistra per Gallo, ha spazio davanti a sé. Gallo proverà il cross col mancino, eccolo, gli ribatte il pallone Di Vito, e sarà il primo corner per l'Itri in questa partita. 1-1 il computo dei calci d'angolo. Di sicuro non ci stiamo annoiando quando si è chiuso il nono minuto di questo primo tempo. Vediamo che salgono come sempre i centrali difensivi dell'Itri, tutti sul portiere. Mastroianni, c'è Fiore, rimane arretrato soltanto Zaffino, il cross al centro, ma l'arbitro dice che bisogna ribattere. Ha fischiato prima che la palla entrasse in gioco, fosse rimessa in gioco da Foti, dalla bandierina, poi si accende una mini mischia, con l'arbitro che va a placare gli animi, parlare con Mastroianni e con i difensori del Cassino. Parla il direttore di gara, vuole che non ci siano scorrettezze. Sono Mastroianni e Macciocca che avevano avuto qualche disguido, ecco, chiamiamolo così, in area piccola. Praticamente ci sono 8 giocatori davanti al portiere. Parte Foti sul primo palo, proprio Mastroianni gira ma non riesce a tenere bassa la traiettoria della palla. I tifosi del Cassino, che sono una trentina almeno assiepati nella tribuna di fronte alla nostra postazione, protestano, avrebbero voluto un fallo che non è stato ravvisato, e quindi l'andiamo ad annotare come altra palla gol importante all'undicesimo minuto del primo tempo. Questo cross di Foti da corner e il colpo di testa di Mastroianni da ottima posizione, terminato alto sopra la traversa. Mastroianni, proprio lui in prima intenzione, eccolo tra le linee, Volante prova a girare a favore della corsa di Simeri, troppo lungo il lancio che è preda di Della Pietra. È stata un'ottima palla gol, Paolo, potenziale almeno. Potenziale, che insomma è lo specchio dell'atteggiamento dell'Itri. Sono passati quei primi minuti un po' nei quali il Cassino ha fatto vedere le cose migliori, adesso penso che la squadra di casa sia meglio registrata, diciamo così, sul campo, sia un po' scrollata ridosso con qualche paura, qualche tensione d'inizio gara. Adesso insomma la partita mi sembra decisamente più riguardata, anzi negli ultimi minuti mi sembra già chiaramente nelle mani dei padroni di casa. Insomma,
Gallo, il fallo, l'arbitro non lo ravvisa, anzi poi dà una scorrettezza a Gallo che c'era sembrato nettamente sgambettato da Partipino in questa occasione. Vabbè, l'arbitro magari era lì, ha giudicato che l'intervento non fosse negativo da parte del centrocampista e attendiamo, insomma, hai parlato dell'arbitro Crescenzo Di Aprile, insomma, a mio personale avviso, visto che poi viene designato per queste gare, devo pensare che sia uno anche di quelli maggiormente quotati. Tu hai parlato della gara di campionato con il Morolo, anche lo scorso anno ha avuto un pomeriggio abbastanza turbolento, me lo ricordo, nei quarti di finale di Coppa Italia di promozione tra Formia e Montespaccato, quando la sua direzione fu fortemente contestata. Però insomma, se viene scelto anche per queste partite, vuol dire che il suo rendimento è considerato importante, anzi mi azzardo quasi a dire che probabilmente sia uno dei cosiddetti papabili per entrare poi nel ruolo scambi, poi lo vedremo a fine anno, insomma. Sì, ritengo anch'io, anche perché se non sbaglio questa è la terza stagione tra eccellenza e promozione, quindi è arrivato anche il momento che o smetti di fare l'arbitro o vieni promosso, però viste le designazioni, come dici tu. No, magari poi passa a fare l'assistente, perché poi molti arbitri nel momento in cui devono ritornare alla sezione provinciale preferiscono, insomma, mettersi a fare il cosiddetto l'assistente, che poi è un ruolo che, insomma, può dare anche soddisfazione, perché ne abbiamo visti tanti di questi arbitri che si sono saputi riciclare ottimamente anche... Attenzione a questa potenziale palla gol per il Cassino con Rossini che manda in velocità Antonio Marciano, sbagliato il passaggio sulla destra e quindi sarà rimessa laterale per il Cassino, che viene subito battuta da Darboe. Partipilo, che di solito è il metronomo di questo Cassino, il lancio sulla sinistra, Mastroianni regala la palla all'avversario, poi sull'out ancora Macciocca, prova a mettere in mezzo, Foti ribatte, Zaffino senza fronzoli la manda direttamente in fallo laterale, già battuto proprio con Macciocca, scatta in avanti Giglio ma si riparte da dietro, poi per Di Vito triangolo con Pontecorvi, prova ad accentrarsi sul mancino, poi ancora Partipilo, cambia gioco sull'out di sinistra per Verdone, mette giù Verdone, prova ad affrontare Lubrano, la lascia lì, il cross al centro, Mastroianni come poma, la palla è ancora del Cassino con Darboe, sale Antonio Marciano in pressione e deve ripartire da dietro la squadra degli azzurri. Ruggeri, ancora una volta Zaffino, manda in velocità Volante che con i suoi 35 passa anni va a dar fastidio fisicamente e con velocità al disimpegno avversario, anche se poi la squadra Cassinate riesce comunque ad avanzare. Palla ancora sul lato di sinistra con Macciocca, molto largo in questa fase di gioco, anzi è il compagno di squadra, vale a dire Corrado, era un po' più dietro in questa azione Macciocca. Foti, palla per Lubrano, Zaffino, errore portato avanti da settembre, me l'ha chiarito proprio nel prepartita Davide. Gallo, Simeri, va Simeri, prova ad accentrarsi, vince un rimpallo, va Simeri, ancora lui, vediamo se tirerà o passerà, perde un po' tempo, la gioca all'indietro per Lubrano, poi prova la botta Gallo, la deviazione della difesa che riesce a sbrogliare questa situazione abbastanza pericolosa dell'Itri, che avanza ancora con Stefano Rossini sull'out di sinistra, Rossini lo ferma, Giglio addirittura in copertura, va Rossini, il cross rimpallato da Di Vito, poi perfeziona Berardi, Gallo dall'altra parte, la sponda, gira Volante alto sopra la traversa, bella azione d'attacco in questo caso dell'Itri col cross dalla sinistra di Gallo, la sponda di Antonio Marciano e Dante Volante ha girato sopra la traversa al 16° del primo tempo. Altra palla gol per l'Itri, è la terza da segnalare, la prima in assoluto e forse quella più pericolosa, perché almeno aveva preso lo specchio della porta, era quella di Macciocca, al terzo per il Cassino. Darboe, il lancio in avanti di Ruggeri a cercare Giglio, c'è fallo fischiato a favore del Cassino, subito battuto da Darboe,
poi Corrado sulla sinistra, Corrado punta Zaffino, mette la palla dentro, attenzione, alto sopra la traversa il tiro di Pontecorvi e se l'è divorato. Beh, questo è gol mangiato, se Volante era stato bravo prima a cercare l'impatto a volo con il pallone e a mandarlo alto, questa è una bella occasione, insomma. Quando poi uno come Corrado ti scodella un pallone lì nell'area di rigore, io penso che quei palloni vadano quantomeno, devono andare nello specchio, poi magari c'è il portiere bravo che può intervenire, questa è insomma un'occasione importante, insomma, magari capitata senza offesa per nessuno sul piede sbagliato, perché magari su un piede di un Macciocco, di un Giglio non lo possiamo dire, però comunque un'occasione importante, però conferma che la partita è vibrante con due squadre insomma, che se la vogliono giocare fino alla fine. Abbiamo contato in 17 minuti di gara ben 5 azioni pericolose da una parte e dall'altra. Una bella partita, tra l'altro nelle ultime uscite sia Litri che il Cassino hanno regalato sempre grandi emozioni, gol e spettacolo, palle, gol e altro. Calcio di punizione adesso guadagnato da Volante, battuto metri indietro, ma per poter guadagnare il tempo di gioco per servire Simeri, l'arbitro dice che bisognerà ribattere. Di calcio di punizione sale anche Gallo, rimane lì, Rossini batterà Foti, crediamo nuovamente per Simeri, infatti cercato Gallo, lì vicino c'è Simeri, vediamo se Gallo lo servirà, invece ritorna indietro, poi tiene la palla in campo, pallone proprio per Simeri che si accentra con il destro, prova a mettere una palla dentro sfruttando un ipotetico taglio di Volante. Comunque sarebbe stata irraggiungibile la sfera da parte del 9 del Litri, Fiore con la testa a cercare ancora una volta Antonio Marciano, lo ferma Darboe, poi Verdone, Corrado che sta dando parecchi grattacapi alla difesa del Litri, il 7 del Cassino che sta agendo sull'out di sinistra del centrocampo Cassinate, Darboe va in pressione, Rossini deve appoggiare dietro per Della Pietra e si riparte con Ruggeri, largo sulla destra in questo caso, c'è Dante Volante che gli impedisce di passare il pallone a Partipilo che addirittura deve arretrare al limite della propria area di rigore per prendere palla e per costruire una nuova azione degli azzurri che avanzano. Palla a cercare ancora una volta Macciocca, poi Simeri non controlla benissimo e si ritrova praticamente ad allungare il pallone in fallo laterale. Di Vito a cercare ancora una volta, attenzione a Giglio, non bisogna sbagliare niente. Giglio fino a questo momento ha segnato la bellezza di 16 gol in campionato, 16 gol in 19 partite di campionato. Fiore, attenzione, Darboe, poi Lubrano spazza via. Ed è ancora fallo laterale per gli ospiti, subito battuto con Corrado che cerca e trova Darboe. Ancora l'indietro per Verdone, un rimpallo, la pressione vincente di Foti che avanza, palla al piede, centralmente si fa vedere Antonio Marciano. Foti non lo vede e perde il pallone regalandolo a Darboe, in avanti per Corrado, attenzione a Corrado che ha spazio davanti a sé, serve Macciocca che appoggia all'indietro a favore di Darboe, scende Di Vito ma è Giglio a impossessarsi della sfera, l'apertura sulla sinistra per Corrado e si riparte con il giro palla, ma attenzione perché vuole crossare direttamente all'interno dell'area di rigore, si fa vedere Darboe che inciampa sul pallone. Ancora una volta trame di gioco offensive molto valide per il Cassino. Bisogna stare attenti. Ruggeri scambia con Partipilo, poi è Pontecorvi che apre sulla sinistra. Ancora una volta per Verdone, scambia con Corrado. Bravo Zaffino in questo caso a non permettere a Corrado di girarsi. Darboe. Corrado. Si muovono tantissimo sia Pontecorvi che Darboe cercando di portare via l'uomo, andando incontro alla palla e creando così uno spazio, un varco
attraverso il quale cercare di impensierire la difesa dell'Itri. Ruggeri trova ancora una volta Pontecorvi, poi parti Pilo sulla corsa con Radi, attenzione, pallone per Macciocca, poi fuori ancora per Pontecorvi, prova il tiro a giro Pontecorvi e il pallone termina al lato. Adesso il Cassino sta decisamente insistendo con la propria pressione in avanti. Rinvio affidato ai piedi di Micci. Corrado ferma volante e fa ripartire Macciocca sulla sinistra, ancora una volta Corrado, uno contro Zaffino. Corrado rientra sul destro, l'appoggia all'indietro per Partipilo, attenzione al tiro di Partipilo, la parata di Micci. Predica calma Capitan Fiore, palla per Rossini, molto arretrato Rossini, Lubrano deve salire la squadra, sono solo in tre lì davanti, infatti perde palla Litri con Partipilo che la riconquista, la scambia ancora una volta con Verdone. Corrado, Partipilo, palla per Ruggeri, Ruggeri cerca e trova Giglio, la sponda verso Darboe, attenzione al contropiede ma è solo volante, è completamente da solo e viene fermato da Berardi che poi prova a ripartire con una controripartenza ma viene segnalato un fallo poi di Lubrano ai danni dello stesso Corrado, quindi calcio di punizione in favore del Cassino quando siamo giunti al 24esimo di questo primo tempo, ancora 0-0. In questo caso Paolo si può dire che il Cassino sta premendo Litri nella propria tre quarti di campo. Beh, adesso sì, penso che magari con l'occasione mancata da Pontecorvi ha un po' alzato il ritmo del Cassino e ha un po' messo Litri sulle sue. Cassino sta facendo molto giro palla con un Partipilo che fa girare la squadra, ma del resto insomma non lo scopriamo stamattina insomma. E al di là di tutto è adesso un buon momento dei Cassinati, vedremo insomma con Corrado che ho visto negli ultimi minuti si è spostato decisamente a sinistra, un po' invertito la posizione dei due esterni per cercare insomma il taglio all'interno. Punizione, la respinta con la testa di Antonio Marciano che ritorna però dalle parti di Partipilo. Lubrano subisce fallo a detta dell'arbitro, c'è cioè la protesta dello stesso Partipilo, l'arbitro non è dello stesso avviso, quindi calcio di punizione in favore dell'Itri. Stavi terminando Paolo? Sì, dicevo il Corrado spostato verso sinistra forse perché magari da questo lato sul lato sinistro dell'Itri magari c'è un gallo che insomma non gli permette di fare grandi cose, dall'altro lato Palladino schiera il giovane da Delega e forse Castellucci ha pensato che una presenza sulla sinistra di Corrado potrebbe essere un po' più incisiva per la sua squadra. Insomma adesso vediamo, infatti Pontecorvi è venuto a mettersi da questo lato per cercare di sfruttare altre situazioni, però per il momento al di là del fatto che il Cassino sembra più manovrero la gara comunque rimane equilibrata, insomma come anche sottolineato decisamente piacevole insomma. Si riparte ancora una volta dai piedi di Partipilo e scambia per l'ennesima volta con Pontecorvi, praticamente avanzano i centrocampisti del Cassino per poi muoversi e rientrare verso la propria difesa, scambiare con Partipilo e nel buco che lasciano si inserisce il compagno di squadra. Rientra adesso Corrado che viene atterrato fallosamente da Antonio Marciano, quindi calcio di punizione ancora una volta dalla stessa mattonella di prima, anzi leggermente più avanzati ed accentrati per il Cassino. Attenzione a questo calcio di punizione, sale anche Di Vito che si accentra quindi all'interno dell'area di rigore, restano fuori soltanto Darboe e chiude poi lì dietro, se non andiamo errati, Berardi. Per il resto sono tutti nell'area di rigore avversaria a parte lo stesso Partipilo con Pontecorvi che invece sono sul pallone per la battuta di questo calcio di munizione. Sul secondo palo dicevamo Di Vito, centralmente c'è Verdone che comunque è un uomo di fascia ma dalle grandi leve. Calcio di punizione a cercare Macciocca che controlla col mancino, Macciocca poi sotto porta Di Vito, Micci fa sua la sfera.
non sicura Litri nel rinviare, poi il pallone è finito tra i piedi di Macciocca, che non ha avuto la reazione, l'istinto di tirare immediatamente, ha perso il tempo di gioco e da lì è sfumata l'azione del Cassino. Forse perché magari sul traversone il difensore del Litri in maniera anche positiva ha sporcato quella palla, perché probabilmente Macciocca era pronto all'impatto, poi sulla ribattuta Di Vito ci è arrivato ma non gli è bastato, quindi ancora una volta pericoloso. Adesso vediamo, sicuramente adesso il Cassino sta cercando di alzare il ritmo, mentre si sentono anche i tifosi del Cassino che poi sono fuori dalla tribuna, poi non sappiamo poi il motivo reale. Però comunque, detto, la partita rimane piacevole, ma fino a questo momento, in questo momento specifico del primo tempo, sicuramente il Cassino sta facendo vedere le cose migliori. Fiore, sì, sono appena arrivati i tifosi del Cassino che sono di fronte alla nostra tribuna, al di là però della recinzione dello stadio. Non capiamo per quale motivo non siano entrati, probabilmente perché non sono stati dati probabilmente al Cassino stesso un numero di biglietti sufficiente per poter accogliere tutti i tifosi che ne avevano fatto richiesta. Ripetiamo, comunque un Cassino che ha 10 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, quindi una piazza come quella Cassinate che segue da vicino e con grande entusiasmo la cavalcata degli uomini di mister Castellucci. Darboe la scambia con Partipilo, poi sulla sinistra ancora una volta Verdone. Lancio lungo a cercare Giglio con Mastroianni che chiude in tre tempi. Poi ci riprova ancora una volta Corrado che riparte da Darboe. Pontecorvi apre sulla destra per Di Vito. C'è il raddoppio anche di Simeri insieme a Gallo su di lui e quindi si riparte da dietro. Partipilo con una volta per Berardi, scende palla al piede Berardi, la gioca con Verdone, esce Stefano Rossini in pressione prima su Partipilo poi sullo stesso Berardi. Buono il pressing, buona la marcatura dei giocatori del Litri, costretti gli avversari a tornare da Della Pietra. Lancio lungo a cercare in questo caso Verdone che non è riuscito a controllare e crossare al centro, ma attenzione al contropiede del Litri con Rossini che cerca di mandare in velocità Simeri, capisce tutto Ruggeri e fa ripartire poi Di Vito sulla destra. Eccolo Ruggeri, scambia col compagno di reparto Berardi, poi Darboe, ancora Berardi, Pontecorvi. Partipilo ancora per Pontecorvi, non c'è spazio per il Cassino, si chiude bene Litri, ma attenzione a queste folate sulla sinistra di Verdone, prova a superare la difesa itrana senza il risultato voluto. Il pallone arriva tra le braccia di Micci. Con calma sempre. Fiore. Foti per Rossini. Può andare Rossini, su di lui Partipilo. La sovrapposizione di Gallo. Rossini va da lui con un tempo di gioco di ritardo, ma Gallo ha spazio per crossare, eccolo lì sul secondo palo la palla per Antonio Marciaro che stoppa, poi non controlla, non si aspettava nel velo dell'errore del difensore centrale del Cassino. No, quello è Verdone, penso ha fatto però senza offesa una cosa da giovane età di Lega, sono le cose che non si fanno mai, quando passa un pallone in area di rigore lo si fa scorrere senza neanche poi vedere chi hai alle spalle, cioè da che mondo è mondo il difensore, è vero che giochiamo con le difese schierate, ma è vero che da che mondo è mondo il difensore deve stare o di lato, lato porta, al suo dirimpettaio o comunque star lì dietro, Verdone gli stava davanti. E non lo vede passare, buon per lui che Marciano purtroppo non si è accorto, oppure si è accorto in ritardo, la palla gli è finita addosso, ma insomma questo è un erroraccio che insomma a un giovane tra virgolette perdoniamo, però se il pallone fosse finito in rete non so se Castellucci fosse, sarebbe stato di questo avviso.
Poi parla Paolo Russo, che comunque è un ex terzino, ha giocato a livello giovanile come terzino, quindi sa bene i movimenti. Attenzione a Giglio, che prova a giocarla per Manciocca, prova col tacco addirittura Manciocca, ma perché comunque è marcato bene in questo caso da Fiore. Gallo, Simeri, ancora per Gallo, scatta in avanti Simeri, Gallo non lo vede, Rossini, Simeri. Molto bene ancora una volta Di Vito, che sia in fase difensiva che in quella offensiva riesce a fare bene il suo lavoro. Poi Rossini vince un rimpallo e guadagna un buon fallo laterale che serve anche a rifiatare in questo caso per gli uomini di mister Palladino. Siamo nel corso del 32esimo minuto del primo tempo, ancora 0-0, particolarmente interessanti i primi 22 minuti, poi il pallino del gioco è stato a pieno appannaggio del Cassino con Litri, che però si è difesa molto bene fino a questo momento. Simeri, la sovrapposizione di Gallo come sempre, cercato lo stesso numero 3 che crossa al centro, palla per Volante che però era in posizione irregolare, comunque Dante Volante non era riuscito ad arrivare sul pallone ma era in posizione di offside. Il Cassino la gioca, Litri invece reagisce con queste folate. Beh, anche gli uomini giusti per farlo, no? Un giocatore come Rossini che si inserisce, Simeri che come terzo d'attacco può fare la giocata, è un brevilinio, può cercarsi la punizione, la giocata veloce, e poi anche Gallo che quando può sulla fascia si inserisce. Del resto il tema è questo, nel Cassino gioca, il Litri gioca sulla velocità, sui propri brevilini, per cercare poi di mettere in moto anche un giocatore come Volante, che comunque magari non è veloce perché giustamente a 36 anni non può essere veloce, ma comunque al centro dell'area è uno che si fa molto sentire nel fisico e nelle giocate aeree, come anche in questo momento nel quale sta cercando di riguadagnarsi un pallone, però fallosamente secondo il direttore di gara per un fallo commesso ai danni sembra di Berardi. Sì, sono d'accordo con la tua lettura. Intanto Verdone la gioca con Corrado, si riparte da dietro da Berardi, provato il lancio lungo per Giglio che prova la sponda a favore di Manciocca, la palla resta lì con Zaffino che poi la appoggia di testa verso Micci. Capitan Fiore con Foti che viene a ricevere palla molto basso, di prima intenzione Rossini, un po' di leggerezza a favore di Foti, poi il tocco di Manciocca sulla sinistra per Corrado, Corrado punta il suo diretto avversario che in questo caso è Lubrano, c'è il raddoppio di Antonio Marciano che rallenta il sette avversario, poi Darboe, attenzione a Darboe che la gioca bene a favore di Giglio, spalle alla porta, non lo fanno girare, molto bene, palla su Verdone che dalla sinistra fa un buon cross, Mastroianni di testa, ma la palla resta ancora in possesso del Cassino con Di Vito che poi l'appoggia all'indietro per Partipilo, si riparte da Pontecorvi che alleggerisce prima su Berardi e poi ancora una volta su Partipilo, Berardi, Manciocca la tocca internamente per Corrado ma ferma tutto Mastroianni, Di Vito. C'è un fallo però ravvisato da Crescenzio di Aprilia, un fallo di Ruggeri su Volante. Calcio di punizione in favore dell'Itri, già battuto con Rossini che apre sulla sinistra per Gallo. Ancora Stefano Rossini che becca Antonio Marciano. Si fa vedere per una delle prime volte Zaffino in fase offensiva lì sulla fascia, non riesce ad arrivare sul pallone Volante che poi si lamenta con i suoi compagni di squadra che non c'erano lì vicino. Il lancio lungo per Fiore, Giglio e Fiore sgomitano, il fallo è dell'attaccante del Cassino e già siamo da quest'altra parte con Gallo che viene atterrato da Pontecorvi. Foti, palla per Gallo, ancora Foti, apre Mena, cerca di farlo sulla destra, recupera il pallone Corrado, palla per Manciocca che serve sulla sinistra, la corrente Verdone,
Ancora Macciocca col destro, prova a cercare a trovare Corrado, ma Foti capisce tutto, la gioca con Luprano, deve uscire velocemente Mastroianni, infatti deve disimpegnare in maniera disordinata Litri, troppa calma, va bene la calma senza fare errori, ma troppo poi no, perché si perdono tempi di gioco importanti. Darboe, palla per Corrado, ancora Darboe, attenzione a Darboe, Mastroianni sbaglia, la regala a Di Vito in area di rigore, prova ad entrare in area di rigore, il tiro di Di Vito contrato da Fiore e poi Gallo perfeziona in fallo laterale. Va bene la calma perché aiuta Paolo, però troppa calma, forse troppa, anche perché Di Vito non è la prima volta che si stava proponendo in maniera aggressiva e adesso la palla è andata in angolo, vediamo cosa succede, quindi Cassino cerca di mantenere sempre alto il ritmo, al di là del fatto che comunque non ha poi tutti questi giocatori velocissimi se andiamo a vedere, però sta cercando di mantenere compatte le due linee, adesso si guadagna addirittura un secondo angolo e sarà importante per Litri insomma venire fuori e cercare di allentare un pochino la pressione. Calcio d'angolo che era stato già battuto, Partipiero si fa tutto il campo, va a battere il terzo corner del match in favore del Cassino, area di rigore del Litri piena zeppa di giocatori, cross Foti all'indietro ed è il quarto corner, il terzo consecutivo per la squadra ospite quando mancano 8 minuti più recupero alla fine di questo primo tempo. Attenzione comunque alle palle inattive, fino a questo momento bene Litri, ma bisogna sempre fare attenzione. Darboe non controlla con Simeri, cerca di scattare Volante, pallone proprio per Volante sulla sinistra, servito Gallo, poi il rinvio che termina proprio sulle nostre teste al di là del terreno di gioco. Fallo laterale in favore degli uomini di mister Palladino con Gallo che se ne occuperà, cerca di farsi vedere Simeri al di là delle linee così come Volante, palla invece per Rossini che stoppa di petto a seguire a favore del subentrante Lubrano che riesce a mantenere la palla in campo, molto bene Lubrano, poi Della Pietra a far sua la sfera, peccato, molto bene Lubrano a rimettere la palla dentro, non c'era nessuno dei suoi compagni di squadra a crederci per il tap-in in fondo al sacco. Attenzione a questo rimpallo vinto da Verdone, poi la palla viene controllata dall'estremo difensore Onorato Micci che la dà a Gallo e si riparte ancora una volta, Simeri, Foti lancia per Simeri ma viene fermato Partipilo, cambia gioco, aveva stoppato bene dall'altra parte Corrado che però non aveva controllato e Rossini ha messo in out ancora una volta Darboe, molto interessante questo numero 8 congolese del Cassino, ma Ruggeri per Macciocca, la gioca all'indietro a favore ancora di Ruggeri, trovato tra le linee, attenzione Pontecorvi, poi Macciocca col mancino, la respinta, si fa vedere dall'altra parte il tiro di Corrado ed è rimessa dal fondo, un'azione offensiva stavolta del Cassino che quando attacca non lascia nessun rimpallo, riesce a recuperare qualsiasi respinta della difesa. Beh, con i giocatori che ci sono in una giornata nella quale mi sembra fino a questo momento il capitano Giglio non ha fatto particolare luce, insomma avere anche un Macciocca che oggi mi sembra particolarmente vispo e anche uno come Corrado devi stare sempre su chi va là e non mi sembra che sia un caso che adesso Davide Palladino stia cominciando a far riscaldare alcuni suoi uomini, in particolare De Santis, magari vorrà provare a fare qualche cosa di diverso perché insomma adesso negli ultimi minuti il Cassino si sta facendo pericoloso in maniera importante, sarà decisivo secondo me andare intanto a riposo. Penso che ci si possa riuscire con questo risultato e poi nell'intervallo fare ordine e rimettere un po' a posto le cose, cercare di essere un pochino più aggressivi provando magari con queste situazioni come adesso cercare di giocare un po' più sulla velocità.
Lubrano all'indietro per Zaffino, il cross al centro, Rossini non controlla benissimo ma la palla resta a favore del Litri, Rossini la tiene in campo, anzi no, con il primo assistente di Salazar di Roma 1 che invece alza la bandierina, sarà fallo laterale in favore del Cassino. Rossini, contro di lui c'è Verdone, Rossini prova a guadagnare un fallo laterale, ci riesce permettendo alla propria squadra di salire, va Zaffino lì vicino, si fa vedere anche Lubrano, ci sarà sicuramente lo stesso Rossini, in area di rigore vanno Simeri e Volante per una rimessa lunga, accorcia Antonio Marciano mentre Rossini viene in area di rigore. Fianco a Zaffino c'è Lubrano che fa movimento, servito Antonio Marciano che fa sponda con Zaffino, prova il cross al centro, la posizione di Volante è regolare secondo il guardaline, la palla resta lì, riesce a spazzarla bene il Cassino ad uscire, palla al piede con i propri centrali difensivi e poi Corrado guadagna una rimessa laterale importante perché permette ai suoi di salire ed uscire dalla morsa del Litri dell'ultimo minuto e mezzo. Ma Ciocca controlla a spalle alla porta, lontano dalla porta, Partipilo l'appoggia all'indietro a favore di Ruggeri e può ripartire così il Cassino. Di Vito è libero qua a destra, viene servito Pontecorvi centralmente che cerca di scambiare con Darboe, capisce tutto Lubrano ma la palla resta ancora del Cassino con Di Vito che la tiene in campo. Gallo non riesce a uscire per la pressione costante di Di Vito, poi c'è fallo di Gallo su Pontecorvi e sarà calcio di punizione in favore del Cassino. Vediamo se batterà subito Partipilo o se aspetterà che i propri compagni prendano posto in area di rigore. Ecco la palla per Darboe che ce l'ha, la botta dal limite, si butta a terra Darboe con, sulla pressione di Stefano Rossini e c'è anche il giallo per Rossini, il primo cartellino giallo del match. Non avevamo ravvisato questa gravità del fallo, probabilmente per le proteste è stato ammonito Stefano Rossini, anzi secondo noi non c'era neanche il fallo, è stato bravo ed esperto Darboe a sentire un minimo contatto e a cadere giù, anche perché visto lo schieramento del Litri il Cassino ha capito che dalle palle inattive può trarne beneficio e quindi cercano questi calci di punizione. Beh, li cercano un po' tutti, no? Li cerca Simeri, li cerca Rossini dall'altra parte e li cercano anche gli attaccanti del Cassino, perché sai, poi è un calcio di punizione nella posizione in cui è piazzato adesso il pallone, inevitabilmente crea problemi. Poi magari la palla è capace che va a finire pure sul pallone tenso statico, però in quella situazione lì magari una punizione te la procuri sempre, poi chissà cosa può venire fuori, insomma. Quando mancano 50 secondi allo scoccare del 45esimo, sulla palla c'è il calcio di punizione tirato da Ruggeri con il destro centrale a favore di Micci, la posizione era ottima. E, insomma, poteva andare peggio, ma Rossini adesso non riesce ad uscire. Gallo di prima intenzione, c'è qualche protesta per un fallo di mano dell'attaccante del Cassino, si riparte da Darboe a favore di Ruggeri, palla per Partipilo, poi sulla sinistra Verdone guadagna un fallo laterale. Amedeo Masel è già pronto per esporre il recupero, ma probabilmente non ci sarà recupero perché se ne va e infatti finisce senza recupero il primo tempo 0-0 tra Itri e Cassino, un primo tempo divertente fino al 25esimo, una flash finale da parte di Paolo Russo. Beh, lo racchiudiamo, un buon inizio del Cassino, fascia centrale nella quale l'Itri ha fatto vedere le cose migliori, e fascia finale nella quale invece gli ospiti si sono resi pericolosi in almeno due circostanze. Una partita dura come sapevamo tutti, partita da vivere, uno 0-0 sostanzialmente giusto per ora, vediamo cosa potrà accadere nel secondo tempo. E allora per quanto riguarda il primo tempo di Itri Cassino è tutto, noi ci risentiamo all'inizio ripresa, vi ricordo il punteggio ancora fermo sullo 0-0.
Amici di Telegolfo RTG e ITV, bentornati. C'è subito un cambio per Litri. Prima dell'inizio della ripresa è uscito col numero 11 Simeri, è entrato col numero 18 Schiano, quindi un difensore ulteriore per quanto riguarda Mister Palladino, come aveva tra l'altro suggerito lo stesso Paolo Russo, cioè quello di intervenire anche tatticamente sull'assetto della squadra. Beh, comunque l'avversario è di caratura come il Cassino. Davide Palladino ha ben pensato di rinfoltire il reparto difensivo, la difesa 3, che fase difensiva ovviamente diventa una difesa 5, quindi a inizio ripresa entra Schiano, esce Simeri. Comunque non aveva giocato male nel corso del primo tempo, ma ovviamente Mister Palladino sceglie l'esperienza di Antonio Marciano e Dante Volante. Lì davanti un 5-3-2, quello di questo inizio secondo tempo. Il lancio in avanti di Berardi a cercare e trovare Verdone sull'out di sinistra, uno contro Zaffino, bene, molto bene Verdone, che poi cade a terra. Ed è calcio di punizione in favore del Cassino qui sull'out di sinistra, punizione interessante. Paolo, 5-3-2 come tu suggerivi, un ridisegno tattico non perché avesse giocato male Litri, ma perché l'avversario è di caratura eccellente. No, non tanto suggerimento quanto il fatto proprio dell'evolversi della partita. Il Cassino stava spingendo molto da quel lato con Corrado e quindi penso che Mister Palladino sia voluto correre ai ripari inserendo Schiano, che è andato a completare il pacchetto di difesa 3, diciamo così, fermo restando che Zaffino rimane come esterno, quindi probabilmente due giocatori per cercare insomma di arginare le folate offensive. Punizione, scusami, battuta, c'è un calcio di punizione in favore dei Litri. Diciamo le folate offensive che si stavano facendo insistenti soprattutto da quel lato, cioè proprio dal momento in cui Corrado è andato a spostarsi a sinistra. Rimangono due attaccanti, però comunque insomma al di là di tutto, al di là della scelta di difesa 5, cioè non è che insomma adesso si voglia giocare sul divisivismo, ma penso presentare una formazione un pochino più equilibrata. Si riparte dai piedi di Vito, che cerca lì davanti Giglio, fermato ancora una volta bene da Mattia Mastroianni, che però ricadendo si è rialzato. Mattia Mastroianni, intanto Gallo lì davanti a contro di Vito, riesce a superarne due, poi precipita a terra e calcio di punizione con cartellino giallo per Partipilo, se non andiamo errati. Aspettiamo che si giri il giocatore autore del fallo e destinatario del primo cartellino giallo per il Cassino, ammonito già Rossini nel primo tempo. Per quanto riguarda Litri, comunque ci sembra, sì, confermiamo, Partipilo, il metronomo del Cassino, che è stato ammonito. Ottima discesa ancora una volta di Gallo, che si dimostra per l'ennesima volta da quando è arrivato qui a Litri un uomo in più lì sull'out di sinistra. Calcio di punizione interessante con lo stesso Gallo col mancino, o andrà Foti, oppure ci sarà il solito schema di Gallo che finta la battuta e corre sull'out di sinistra. In area di rigore, oltre a Dante Volante, ovviamente c'è Mastroianni sul secondo palo. Zaffino, ecco la finta con la punizione battuta sul secondo palo. Non ci arriva nessuno, ma c'è fuori gioco segnalato probabilmente a Dante Volante. Battuta bene questa punizione, comunque però non c'era arrivato nessuno. E ancora una volta lo schema solito dell'Itri quando batte da quella parte i calci di punizione, con Gallo che ha probabilmente portato via l'attenzione della difesa Cassinate, scattando sulla sinistra quando poi il cross era dall'altra parte. Antonio Marciano controlla, viene pressato da Berardi che commette fallo. Calcio di punizione in favore degli uomini di Palladino con Foti, centralmente Rossini sbaglia lo stop, poi vince un rimpallo ma la palla torna a favore di Corrado. Attenzione, lo scatto del bomber del campionato, Giglio si allarga sulla fascia, non riesce a tenere la palla in gioco. Molto bene Fiore quest'oggi, che sta sostituendo Villacaro. Ci abbiamo parlato nel corso dell'intervallo, un Antonello Villacaro che ha preferito restare ai box dopo aver giocato la semifinale di Coppa Italia, già influenzato. Rossini la batte velocemente sull'out di destra dove scende palla al piede Schiano. Foti
proprio Schiano con Corrado che va a disturbarlo. Zaffino in prima intenzione, subito Luprano a favore di Antonio Marciano. La stata giocata buona l'intenzione, meno la realizzazione di questo lancio in avanti, con Marciano che non aveva capito in anticipo la volontà di Lubrano di dargli palla di prima intenzione. Lancio lungo adesso a favore di Macciocca, fa buona guardia Mastroianni che rimette il pallone lì davanti. Di Vito controlla la fuoriuscita del pallone dal terreno di gioco e si riparte da quest'altra parte con Verdone. Corrado, lancio direttamente tra le braccia di Micci. Gallo su di lui, c'è Pontecorvi, bravo Gallo a guadagnare questo fallo laterale. La pressione del Cassino in fase di costruzione delle tre dà spesso fastidio. Attenzione, giallo per Gallo che forse si è preso leggermente con Pontecorvi. Tra le tante proteste dei tifosi assiepati, quelli almeno all'interno del campo del Cassino contro Gallo, noi ci siamo persi questa diatriba, questo battibecco con l'arbitro che è andato a punire solo il numero 3 dell'Itri, che quindi diventa il secondo ammonito dopo Rossini dell'Itri. Adesso si fanno sentire anche i tifosi dei padroni di casa qui al comunale. Battuto il fallo laterale intanto. Calcio di punizione in favore dell'Itri, si stanno riscaldando anche gli spettatori. Con Foti pronto a battere il calcio di punizione. Antonio Marciano in posizione regolare, Antonio Marciano sul secondo palo, c'è da solo Zaffino, il tiro che viene rimpallato da Lubrano, incredibile, pallone sul fondo, Lubrano davanti a Zaffino che era riuscito a girare verso la porta, peccato, una buona azione, una buona potenziale azione da gol da parte dell'11 Itrano. E si ripartirà con il rinvio di Della Pietra. Prima intenzione, poi Lubrano non riesce a stopparla bene e Darboe può darla a Giglio che in parte da posizione di offside fischiato dall'arbitro. Fiore. Lungo lancio, attenzione, il colpo di testa all'indietro, esce Della Pietra ad anticipare Stefano Rossini. Un lancio del genere, non proprio uguale la dinamica, ma comunque aveva aperto la strada Dante Volante in settimana in semifinale di Coppa Italia per andare a segnare la rete che ha impattato il risultato dell'andata, che ha permesso all'Itri di andare ai calci di rigore e di vincere e qualificarsi per la storica finale di eccellenza. Giglio col tacco, Foti, Gallo non riesce a tenere il pallone in campo, fallo laterale battuto da Di Vito quando siamo nel corso del nono minuto di questa ripresa, ancora 0-0. Fino a questo momento una sola sconfitta in campionato per il Cassino, 3 pareggi, 15 le vittorie. Cross, attenzione al centro con Macciocca che viene anticipato da Mastroianni, poi Lubrano la mette fuori, ma il pallone è ancora sui piedi di Verdone. Posizione regolare, ma la palla era uscita dal terreno di gioco e quindi fallo laterale in favore dell'Itri. Dicevamo delle statistiche del Cassino con 48 punti fino a questo momento, miglior difesa del campionato con appena 14 reti subite, miglior attacco anche del campionato con 37 gol fatti, di cui 16 soltanto da Giglio. Il rinvio con i piedi di Micci, Foti. Palla per Gallo
che manda in lancia in profondità per Volante. Volante per Rossini, attenzione Rossini sul secondo palo, c'è da solo Zaffino, anticipato dall'uscita di Della Pietra, poi Lubrano prova a insistere, in copertura c'è Corrado che la scambia con Darboe, poi il pallone resta tra i piedi dell'Itri, c'è il fallo con Zaffino che protesta, manda a quel paese l'arbitro che però non gli permette questa protesta ulteriore e gli svettola il cartellino giallo. Ammonizione per Zaffino che ha avuto per la seconda volta un'occasione da gol sui suoi piedi, lui che sta soffrendo parecchio la pressione portatagli da Corrado sull'out, sul suo out di appartenenza. Che però riesce a trovare anche lo spazio per attaccare, per offendere. Adesso il lancio, attenzione, verso proprio Giglio, ma ancora una volta Mastroianni in copertura, ancora Mastroianni. Colpo di testa di Ruggeri, ma ancora Mastroianni di testa per tre volte consecutive. Darboe la gioca all'indietro, la pressione di Antonio Marciano, riesce a liberarsi bene Verdone e a giocarla proprio per Corrado, vanno in copertura sia Lubrano che Zaffino, va in mezzo a due lo stesso Corrado, l'arbitro dice che non c'è fallo, poi Corrado stesso recupera il pallone, Foti la gioca all'indietro per Mastroianni che lancia immediatamente verso Antonio Marciano che viene anticipato dal diretto avversario, poi ancora Antonio Marciano, vince un rimpallo, Lubrano cerca e trova Volante, può appoggiare a Rossini, viene atterrato da Ruggeri e sarà calcio di punizione in favore dell'Itri. Per l'ennesima volta molto bravo Dante Volante lì davanti a prendersi questi falli e questi calci di punizione che permettono di rifiatare, di alzare il proprio baricentro e magari rendersi anche pericolosi da palla inattiva. Noi siamo nel corso del 12° minuto di gioco della ripresa, ancora 0-0, si avvicina sul punto di battuta anche Gallo, c'è come sempre Foti, c'è anche Stefano Rossini che su punizione ha trovato un gol importantissimo proprio in un turno di Coppa e proprio nell'ultima partita, una delle ultime partite giocate in casa in cui Stefano Rossini ha trovato la rete qui al Comunale. La distanza però è considerevole per provare direttamente la battuta a rete. Vediamo quale sarà la decisione dei giocatori sul pallone. Stefano Rossini prova a cercare Dante Volante ma la ribattuta della difesa del Cassino. Ancora c'è Foti, su lui Darboe. Foti riesce a guadagnare una rimessa laterale di cui si incaricherà Zaffino. Vediamo se proverà la rimessa lunga o se la giocherà lì vicino, ci sono Lubrano e Antonio Marciano, trovato Antonio Marciano, il cross al centro cercato da Zaffino che probabilmente provava a cercare una deviazione che non è arrivata, però il pallone viene riconquistato da Gallo, poi c'è Foti che può appoggiare all'indietro per Fiore, attenzione alla pressione di Pontecorvi, Fiore in avanti, c'è il fallo di Gallo in questo caso su Di Vito, calcio di punizione in favore del Cassino, rimane a terra Di Vito probabilmente vittima di una testata con lo stesso Gallo. Con questo cambio, con l'ingresso di Schiano, Paolo, effettivamente la chiusura lì dietro sta riuscendo ancora meglio agli uomini di mister Palladino. Beh, era questo insomma quello che lui voleva, cercare insomma di bloccare questo tridente sporco, chiamiamolo così, da parte della squadra di mister Castellucci, mentre adesso il gioco è fermo perché Gallo è rimasto a terra. Gallo peraltro già ammonito, questo lo dobbiamo anche ricordare, ci sono delle polemiche e vediamo l'arbitro, tira fuori un cartellino rosso ai danni di Giglio. Giglio espulso, attenzione, Giglio espulso, probabilmente sarà volata qualche parola di troppo con Gallo che era a terra. Giglio è andato a protestare in maniera forte, poi attenzione, adesso si accende una rissa con Giglio che invece di abbandonare il campo è andato a dirne qualche altra a Fiore che adesso si sta prendendo con Ruggeri, continuano a volare spintoni
Le due panchine provano a calmare il tutto, i tifosi del Castillo dall'altra parte non avevano facilitato, avevano beccato per più tempo Gallo per l'episodio che era accaduto in precedenza. Capannello che cerchiamo di seguire ma non capiamo benissimo le varie dinamiche. Intanto Giglio sta abbandonando il terreno di gioco, ha abbandonato la zona del parapiglia, quindi al quarto d'ora della ripresa l'espulsione di Giglio, un'espulsione pesante perché diretta e capitano, capocannoniere del campionato, quindi minimo due giornate se le prende Paolo. Beh, adesso vediamo, cerchiamo anche un po' di ricostruire l'episodio, abbiamo visto Gallo a terra, poi l'arbitro credo che si sia consultato con il suo assistente perché poi è andato, come si dice in gergo, è andato su con il cartellino rosso in maniera... Attenzione, attenzione, perché la, Darboe ha scagliato la palla in tribuna con il guardalinee che ha richiamato l'arbitro stesso, cartellino giallo per Darboe. C'è ancora un cartellino giallo in mano all'arbitro, vediamo ai danni di chi, con Darboe che attacca anche fisicamente dal punto di vista della presenza, per carità, il guardalinee, quindi cartellino giallo anche a Darboe. Sta accadendo di tutto, non si gioca da più di due minuti qui al comunale di Itri con queste dinamiche di rissa che onestamente non si capiscono. Non abbiamo capito neanche perché Darboe abbia scagliato questa palla in tribuna, poteva anche essere passibile di rosso. Beh, diciamo che adesso poi il nervosismo si accende perché dopo l'espulsione ci sono state delle scaramucce da ambo le parti, adesso ci vorrà grande sostanza anche da parte dell'arbitro, cercare di mantenere la partita su binari corretti. Certo è che l'episodio dell'espulsione di Giglio sicuramente potrebbe cambiare le carte in tavola, perché adesso mister Castellucci sarà costretto a fare di necessità virtù dell'episodio, perché comunque anche se non era tra i grandi protagonisti di gara, un giocatore come Giglio può essere sempre pericoloso ed importante, soprattutto adesso quando una partita come questa di Itri ti trova a giocare con uno in meno e quando, dobbiamo dire, nella seconda parte di gara l'Itri è partita in maniera decisamente migliore rispetto al primo tempo. Certo, un episodio da ricostruire, perché io personalmente non sono riuscito a capire se c'è stata una protesta o un colpo proibito. Allora Mastroianni, intanto altri due gialli per Mastroianni e per Berardi, volano sputi sulla panchina dell'Itri e viene probabilmente espulso anche Palladino al 17° della ripresa, ma in pratica non si gioca da tre minuti abbondanti. Con sputi che erano arrivati ai danni del allenatore dell'Itri da parte dei sostenitori cassinati. Quindi stavamo intanto dicendo, gli ammoniti erano stati Ruggeri e Mastroianni o Berardi e Mastroianni? Berardi e Mastroianni. Sta succedendo di tutto, praticamente stiamo più raccogliendo morti e feriti che raccontando episodi di gioco. Espulsi Palladino e il capitano del Cassino, Giglio. Una caterva di gialli con Darboe che ha rischiato anche grosso per aver scagliato la palla in tribuna, sputi da parte dei sostenitori del Cassino sulla panchina dell'Itri, spintoni e forse qualcosa di più, risse all'interno del terreno di gioco. Dopo 4 minuti e mezzo forse si ricomincerà a giocare e non era successo praticamente nulla. Cerchiamo anche di capire cosa stia accadendo qui in tribuna con mister Palladino che sta raggiungendo proprio l'ingresso della zona della tribuna itrana per venirsi a vedere la partita da questa parte. 5 minuti e passa di non giocato e si riparte con la palla per Berardi, Verdone, Darboe, ancora per Verdone,
il lancio alto in avanti a favore di Volante che viene fermato, poi lo scambio con il rilancio in avanti d'Arboe, la controlla, la gioca per Verdone, chiude in fallo laterale Luigi Luprano che cerca di recuperarla. Adesso Litri è in superiorità numerica e ci giocherà per circa mezz'ora, anche perché il recupero sarà abbondante oltre ai cambi che ancora vedremo e a questa pausa abbondante di gioco. Si giocherà oltre e siamo ancora al ventesimo, possiamo assicurare che si giocherà oltre il cinquantesimo minuto di gara nel corso di questa ripresa. Foti, Rossini, la pressione di Macciocca, ma Stefano Rossini sulla destra, si apre Schiano, Rossini cerca e trova Zaffino che però non controlla bene. C'è calcio di punizione in favore del Cassino perché Zaffino ha controllato col braccio. Paolo. Beh, siamo tornati a giocare. Stavo quasi pensando che era una partita che stava scivolando via tranquillamente. Poi c'è stato questo episodio, l'ho ricostruito anche qui in tribuna. Sembra che Giglio abbia messo, sembra, un dito nell'occhio a Gallo. E quindi l'assistente, nella fattispecie, parliamo di De Salazar, un altro assistente di lunghissima esperienza. Attenzione, sul secondo palo c'è Zaffino che può prendere questa respinta della difesa. Zaffino prova col tacco, poi si libera bene, l'appoggia all'indietro per Schiano che può far partire il cross. Invece la gioca per Foti, ancora Schiano. Esce Stefano Rossini dall'area di rigore, Lubrano rientra sul mancino, la gioca per Foti, eccolo, c'è Rossini libero, servito di prima intenzione per Antonio Marciano che apre verso Zaffino, la pressione sul difensore del Cassino, poi ancora Lubrano e la riconquista Pontecorvi che la gioca all'indietro sui piedi di Verdone che riparte da Berardi che lancia lungo a favore di Macciocca. C'è Stefano Rossini che controlla a centrocampo e la gioca all'indietro per Fiore. Si alza comunque il pressing del Cassino, bello alto come prima. Fiore però non controlla e ripartono gli ospiti con D'Arboe. Si fa vedere sul lato di sinistra Pontecorvi, eccolo servito. Pontecorvi controlla col mancino, la gioca per Macciocca. Macciocca sulla destra, lì vicino c'è Corrado. Macciocca invece rientra sul mancino, il tiro. Micci controlla senza particolari patemi. Foti, Zaffino per Schiano, Stefano Rossini, scende palla al piede, serve subito Marciano, il velo a favore di Volante che cerca di chiudere il triangolo, viene anticipato da Ruggeri e si riparte sulla destra da Corrado che è passato proprio sull'out opposto a quello invece occupato in precedenza, palla per Verdone. C'è Zaffino su di lui, raddoppia Lubrano, palla dietro per Pontecorvi, poi partipilo D'Arboe, ancora Verdone, chiuso, deve ricominciare da Berardi e poi dai piedi di Ruggeri. Pontecorvi che esce sempre molto bene a prendersi la palla, Verdone, il buon raddoppio di Lubrano, ma molto bene Verdone, riesce a guadagnare una rimessa laterale in zona d'attacco. Cassino in 10 uomini, laterale battuto da Verdone a favore di D'Arboe, poi si riparte dai piedi di Partipilo che serve sulla destra di Vito, si fa vedere Corrado, chiude bene Gallo che, attenzione, è un po' preso di mira dai giocatori del Cassino. Si lamenta per un fallo ricevuto Macciocca. Il fallo c'è e dovrebbe essere stato di Lubrano. Calcio di punizione in favore del Cassino con un buon capannello anche dei giocatori ospiti che adesso si allontanano. Calcio di punizione pericoloso quando è appena cominciato il 25esimo di questa ripresa. Ricordiamo 10 minuti fa successo di tutto con 5 minuti in cui non si è giocato in pratica, con le espulsioni di Giglio e di mister Palladino, tanti ammoniti.
Calcio di punizione sulla palla, c'è Partipilo che probabilmente scambierà con Corrado. In area di rigore sale anche Verdone, c'è Di Vito, c'è Darboe, c'è Macciocca e c'è anche Ruggeri. Punizione battuta, palla dentro, c'è una deviazione, non riesce Micci ad evitare il corner. E sono 5 i calci d'angolo per il Cassino dall'inizio del match. Con ancora una volta Partipilo ad incaricarsi della battuta. Ci sono i giocatori di prima più Corrado in area di rigore, il cross al centro sul secondo palo, attenzione lo stacco di Ruggeri, c'è ancora deviazione con la schiena Lubrano, anzi Schiano, ed è calcio d'angolo ancora una volta, secondo consecutivo per il Cassino che in 10 uomini riesce a tenere comunque il pallino del gioco in avanti. Cross al centro, Mastroianni di testa, poi dal limite dell'area di rigore Macciocca l'appoggia sulla sinistra, ancora per Partipilo, sul secondo palo si fa vedere proprio Macciocca, era stato in precedenza Ruggeri ad allargare nuovamente su Partipilo. Corrado, Gallo mette il pallone in fallo laterale, continua la pressione del Cassino che è in inferiorità numerica. Di Vito batte lungo all'interno dell'area di rigore, Macciocca, Mastroianni ad uscire, poi cerca di spazzare Lubrano, Foti col mancino, c'è fallo su Volante, calcio di punizione in favore dell'Itri che alleggerisce la pressione del Cassino, un Cassino che non per niente è primo in classifica, anche in 10 uomini riesce a premere l'Itri nella propria tre quarti. Beh, sembra che l'episodio dell'uomo in meno l'abbia un po' caricato il Cassino, anche sotto l'aspetto mentale. E Castellucci giustamente si è dovuto ridisegnare con una sola punta, che Macciocca, Corrado è ritornato a destra e penso con la motivazione opposta rispetto alla quale lui era stato spostato a sinistra. Adesso magari non c'è da sfruttare l'iniziativa offensiva, ma quantomeno da fermare, da fare un po' da tappo ad uno come Gallo che in superiorità numerica può essere pericoloso su quella fascia. Per il momento, dopo tutto il bailam che è accaduto, la calma sembra ritornata. Il Cassino comunque dà l'impressione di poter reggere in tranquillità, vedremo adesso cosa riuscirà a fare l'Itri, che magari con un nome in più potrebbe insomma sfruttare anche la situazione, almeno numericamente favorevole. Zaffino per Foti, cerca ancora il 2 in maglia gialla che guadagna nuovamente in fallo laterale per il tocco di Pontecorvi, che poi disturba lo stesso Zaffino per una veloce battuta del fallo laterale, la sponda di Antonio Marciano, ancora per Zaffino, cerca ancora Antonio Marciano, Darboe rilancia non benissimo tra i piedi di Foti che alleggerisce l'indietro per Schiano, Schiano per Mastroianni, la pressione di Macciocca, Fiore col destro direttamente in avanti, il velo più o meno volontario di Volante e il rinvio in avanti di Ruggeri direttamente oltre il terreno di gioco. Sicuramente Corrado messo lì a coprire, ma anche magari a sfruttare un fallo di Gallo. Ripetiamo che Gallo protagonista suo malgrado di ciò che è successo nell'occasione dell'espulsione di Giglio, già ammonito, parecchio beccato dai tifosi del Cassino proprio sopra la sua fascia di appartenenza. Attenzione al contropiede tentato dal Cassino, vince un rimpallo Macciocca sul Mastroianni che viene ammonito. Mastroianni, secondo giallo per Mastroianni, cartellino rosso per Mattia Mastroianni. Partita perfetta fino a questo momento, la prima ammonizione ricevuta proprio durante le proteste, durante le zuffe di 10 minuti fa, e al 29esimo si ristabilisce la parità numerica. Mastroianni, partita da 7 in pagella, rovinata da questo secondo fallo. L'arbitro, diciamoci la verità, non aspettava altro che pareggiare i conti, perché su questo fallo insomma si poteva anche sorvolare sul secondo cartellino giallo per Mastroianni, non era stato cattivo. In più sì, magari era una lettura di fallo tattico, ma non c'erano giocatori più avanzati di Macciocca, quindi non è che ha interrotto un'azione pericolosa di contropiede. Comunque
10 contro 10, Darboe, palla sulla sinistra, ancora una volta per Verdone, il rimpallo sulla schiena di Zaffino. Siamo nel corso della mezz'ora della ripresa, ancora 0-0, due espulsi, successo di tutto. Partipilo la gioca sulla destra per Di Vito, va in copertura anche Stefano Rossini, attenzione che Gallo recupera la palla, può giocarla in avanti a favore di Dante Volante, la sponda verso Stefano Rossini col mancino, cerca di dare in velocità per Gallo, Gallo è più veloce ma in anticipo Ruggeri, la pressione del 3 del Litri che però commette fallo con Ruggeri che non era riuscito a tenere la palla in campo, ma secondo il signor Crescenzio di Aprilia, che personalmente giudico insufficiente nella direzione di gara fino a questo momento, eccessivamente protagonista sin dall'inizio della partita, non ha permesso a nessuno di portargli una minima protesta che sventolava il cartellino giallo, tanti cartellini gialli sventolati, due rossi, espulso anche il mister dell'Itri Palladino per una partita che scorretta non ci è sembrata, quindi qualche responsabilità il direttore di gara quando una partita è tranquilla, improvvisamente si infiamma, e qualche responsabilità ce l'ha anche il direttore di gara col suo metro di giudizio. Vabbè, queste sono considerazioni personali, mi prendo interamente la responsabilità di ciò che sto dicendo. Gallo mette il pallone in fallo laterale ma subisce fallo, subisce anche l'intervento di Fiore che lo aiuta, vittima di crampi. Quando mancano 13 minuti più recupero alla fine del match, ci sarà un recupero più che abbondante. Fino a questo momento un solo cambio ed è stato effettuato da Litri a inizio ripresa con l'ingresso di Schiano al posto di Simeri. Ancora gioco fermo. Si riparte in questo momento con Fiore che batte la punizione a favore di Micci. Schiano, il rinvio in avanti, vediamo se Lubrano riesce a dar fastidio a Berardi, e bravo Berardi, poi Foti, l'arbitro ravvisa un fallo, ma Verdone. Partipilo allarga sulla destra per Ruggeri che scende, palla al piede, Ruggeri a favore di Corrado, ottima la palla per Di Vito, se non andiamo errati, palla da intro, Micci non riesce a bloccarla, la gioca su Lubrano che non ha avversari dietro di sé, Lubrano si prende il tempo necessario, però Darboe ritorna su di lui, il rilancio a favore di Antonio Marciano, lo stop di petto a seguire, si fa vedere Rossini, Marciano si ferma, in copertura su di lui c'è Verdone. Si riparte ancora dai piedi di Lubrano che trova Fiore, porta palla Fiore per Rossini, su di lui Partipilo, Rossini mantiene il pallone, lo serve a Gallo sul lato di sinistra, cross al centro con Berardi che è riuscito anche con un po' di fortuna a sbrogliare la situazione, è rimasto a terra Gallo vittima di una botta. Ma il Cassino continua a giocare, poi con un gesto di stizza Corrado mette la palla in fallo laterale, attenzione a Ruggeri che va proprio da Gallo con delle proteste da parte di Ferone, il secondo di mister Palladino che adesso ha preso le redini della panchina, rimasto a terra Gallo con Berardi che va a parlargli, sembrano comunque tranquilli i giocatori in questa occasione, non è stato così al quarto d'ora della ripresa, momento in cui Giglio, capitano bomber del Cassino, intanto c'è un cambio, esce con il numero 10 Pontecorvi, entra con il numero 16 Caggiano, quando siamo nel corso dell'ottantesimo. Primo cambio dopo 80 minuti per mister Castellucci, fuori Pontecorvi, dentro Caggiano, partita sufficiente per Pontecorvi
che è stato molto bravo nella fase di costruzione del gioco, meno in fase realizzativa, quindi va a compensare una più che sufficienza in fase di costruzione ad una insufficiente prestazione in fase realizzativa. Partipilo la scambia con Macciocca, ancora Partipilo, forse cala troppo Litri dando spazio al numero 4 avversario, che adesso apre sulla sinistra per Verdone. Verdone all'indietro per Macciocca, Macciocca in lontano dalla porta, serve il nuovo entrato Caggiano, attenzione a un rimpallo vinto da Di Vito se non andiamo errati, e quindi la palla termina tra le braccia di Onorato Micci, che fa ripartire Gallo. Gallo che è vittima di crampi qualche istante fa, sbaglia nettamente, Caggiano recupera il pallone, il fallo di Fiore, e ci sarà cartellino giallo anche in questa circostanza, però questo è un giallo giusto, qui ci sta il cartellino giallo per Fiore, compreso Mastroianni, e il quinto cartellino giallo per Litri, già ammoniti Zaffino, Gallo, lo stesso Fiore, Rossini, ammonito anche Mastroianni, che poi ha ricevuto anche il secondo cartellino e l'espulsione, cartellini gialli anche per Partipilo, Berardi e Darboe per quanto riguarda il Cassino e l'espulsione di Giglio, cambio anche per Ferone. Vediamo il cambio chi riguarda, non abbiamo visto benissimo, sembra Coppolella se non abbiamo capito male, pronto a entrare in campo, sì, esce Gallo, vittima di crampi, gran partita la sua, gli applausi del pubblico del Comunale all'82esimo, esce Gallo, entra Coppolella che rientra in campo dopo diverse settimane, beccato dal pubblico del Cassino che continua ad avercela con lui, lo seguono addirittura. Calcio di punizione, però attenzione a questo calcio di punizione in favore del Cassino, in area di rigore c'è Corrado, c'è Di Vito, c'è anche Macciocca, sul secondo palo come sempre Verdone, calcio di punizione battuto, palla dentro Micci, bravo, la blocca sulla punizione battuta da Ruggeri. 8 minuti più il molto abbondante recupero, è pronto a entrare in campo, intanto mi segnala Perrotti nel Cassino, mi segnala Paolo Russo, palla lunga in avanti, ferma tutto Berardi, Darboe, palla per Verdone, copre Zaffino a mettere in fallo laterale, l'autorizzazione per il cambio, esce col numero 7 Corrado, ottima partita per lui, probabilmente stanco, è uscito da qui Corrado, fa segnala che è uscito sulla sinistra, entra Perrotti, esce Corrado, inserisce uomini offensivi mister Castellucci, approfittando della parità numerica e della mancanza di Mattia Mastroianni lì dietro, rilancio verso Fiore che però la restituisce nuovamente a Macciocca, va a vuoto Rossini, va a vuoto anche Lubrano, superato dal dribbling Foti, ma comunque il Cassino rimane lì, Darboe, controlla Darboe, palla verso Verdone, poi il fallo è proprio di Darboe, calcio di punizione in favore del Litri. A 6 minuti dal 90esimo, adesso Litri non ha fretta, peccato non aver sfruttato e ottimizzato quei minuti di superiorità numerica, sono stati appena 8 giocati. Eccolo il nuovo entrato Perrotti, il fallo di Schiano e ancora una volta un calcio di punizione pericoloso in favore del Cassino, probabilmente salirà come sempre Ruggeri a battere questo calcio di punizione.
Spallone sia Partipilo che Ruggeri. Della distanza Crescenzio. Probabilmente ci proverà nuovamente Ruggeri verso la porta difesa da Micci. Barriera 3 per l'estremo difensore di Trano. Batte Ruggeri, Micci. La parata sicura di Micci. Rinvio lungo a favore di Volante, ma Darboe ancora una volta lui riesce a ributtare la palla in avanti con Partipilo che serve Caggiano sul lato di destra. Fiore mette la palla in fallo laterale, si alza intanto una leggera brezza qui sul comunale. Partipilo scambia con Di Vito, ancora bravissimo Di Vito sul lato di destra, ma fermato dall'altrettanto bravo Lubrano, che guadagna tra l'altro un calcio di punizione se non andiamo errati. Non ci è sembrato fallo laterale, ho sentito il fischio dell'arbitro, infatti sarà così. Si riprenderà con un calcio di punizione in favore dell'Itri. Fiore alla battuta. Cambio per Litri, entra Agostino De Santis al posto di Dante Volante all'87esimo, terzo e ultimo cambio per Ferone. Adesso bisogna soffrire, rinfoltisce il centrocampo. 4-4-1 con il solo Antonio Marciano lasciato come terminale offensivo, supportato da Stefano Rossini. La palla è proprio per Rossini, anticipa tutti Ruggeri, palla per Perrotti, bravo Fiore a rilanciare, poi ancora Ruggeri per Darboe, pressato da Lubrano, palla sulla sinistra per Verdone che l'appoggia all'indietro per Partipilo, ancora Verdone, va a dargli fastidio Lubrano, poi pallone per Perrotti, viene fermato molto bene da Schiano. In avanti capisce tutto Berardi che anticipa Antonio Marciano e la scambia col compagno di reparto Ruggeri. 2 minuti e mezzo al 90esimo. Partipilo, Perrotti, palla per Macciocca, attenzione sulla sinistra è solo Verdone, Verdone mette dentro sul secondo palo, traversa, poi arriva Macciocca che non riesce ad arrivare sul pallone ma viene segnalato un calcio di punizione per Litri. Pericolosissima azione quando scoccava l'88esimo minuto. Di Vito di testa sotto misura ha preso pienamente la traversa, Amici battuto non avrebbe avuto il tempo per intercettare la traiettoria del pallone. Ancora una volta molto pericoloso il Cassino sulle fasce laterali, in questo caso Verdone. Zaffino tra Corrado nel primo tempo e Verdone nel secondo, passato una brutta mattinata ma è riuscito a reggere, anzi per due volte lo stesso Zaffino non è riuscito a battere verso la porta avversaria. Nel corso del primo tempo ha avuto due palle gol sui piedi, una di queste tra l'altro respinta involontariamente dal compagno di squadra Lubrano. Micci sbaglia il rilancio, poi è Antonio Marciano, il fallo di mano di Partipilo, che forse aveva ragione Partipilo, il fallo di mano era di Marciano ma obiettivamente l'arbitro non ci ha capito quasi nulla in questa partita. Zaffino, palla per Rossini, ancora Zaffino, Lubrano, va Lubrano, scatta Antonio Marciano, è da solo però, tiene il possesso, deve cercare una punizione,
prova a servire Foti ma non ci riesce. Zaffino va in anticipo, va ancora Zaffino, ne supera tre, poi appoggia all'indietro, non ce n'ha nessuno a favore di Coppolella. Avanza Coppolella sull'out di sinistra, non abbiamo ancora la segnalazione del recupero. Coppolella rientra sul destro, il destro di Coppolella che finisce in fallo laterale. Con l'esterno ha provato Coppolella, applaude il pubblico di Itri. 7 minuti di recupero, saranno 7 minuti di recupero che comincia adesso. E alla fine è quello il tempo che si è perso. Lubrano mette in fallo laterale, prova con le mani Verdone, palla all'indietro per il rilancio di Della Pietra. Caggiano verso Partipilo che non controlla benissimo, prova a rubargli la palla Antonio Marciano, ma Darboe riparte, si fa vedere Verdone, attenzione qui sull'out di sinistra, subito Lubrano in copertura, il pressing tentato da Rossini ed Antonio Marciano, ne esce bene il Cassino con Ruggeri, scende palla al piede, il 5 del Cassino che serve Macciocca, va in copertura Foti, attenzione al pallone che Zaffino intercetta, poi ancora una volta la corsa di Lubrano, instancabile Luigi Lubrano, supera un giocatore, serve Foti, bravissimo Lubrano per l'ennesima volta, Foti la mantiene lì sull'out di destra, manca ancora parecchio. Foti, palla per Schiano, se n'è andato il primo dei 7 minuti di recupero. Fiore apre sulla sinistra a favore di Coppolella per Foti, si fa vedere De Santis sull'out di sinistra, Foti mantiene il possesso, fa scorrere i secondi, Coppolella, Fiore, ancora per Coppolella, prova a fare movimento De Santis, Foti, palla per Rossini, buono lo stop, raddoppio su di lui, va Stefano Rossini, supera il giocatore, il cross al centro con Berardi che non sbaglia la chiusura su Antonio Marciano, poi la spinta ai danni di Coppolella, secondo l'arbitro non c'è stata e sarà fallo laterale in favore del Cassino. Mancano ancora 5 minuti di recupero alla fine. Palla sulla sinistra, Darboe va in pressione su Zaffino che la fa scorrere piuttosto colpevolmente perché permette al Cassino di alzare il proprio pressing. Palla in avanti per Marciano che è in posizione irregolare. Subito battuto il calcio di punizione, nessuno la vuole vincere e nessuno la vuole perdere questa partita. Ruggeri, palla per Perrotti, anticipato ancora da Lubrano, palla per Antonio Marciano, attenzione uno contro uno, Marciano rientra sul sinistro, fermato da Berardi, bravissimo in chiusura il numero 6 del Cassino che regolarmente ha fermato Antonio Marciano, palla per Verdone, Verdone a favore di Perrotti, poi si gira al limite dell'aria, Macciocca, c'è Zaffino su di lui, vediamo se Macciocca proverà un rimpallo su Zaffino, no, la gioca dietro per Partipilo, esce anche Stefano Rossini a dar fastidio, il pallone per il nuovo entrato Caggiano con De Santis che fa buona guardia, Partipilo a spazio, attenzione a Partipilo, per Marciocca, Macciocca chiude Lubrano, Macciocca sul secondo palo, non c'è nessuno per fortuna e il pallone che termina sul fondo. Se n'è andato a metà del recupero, siamo nel corso del 49esimo, si giocherà fino al 52esimo, 7 minuti di recupero. Il rinvio affidato ai piedi di Micci, a questo punto Litri difende con i denti questo 0-0, il rinvio di Schiano direttamente nella zona di Della Pietra, Berardi a scambia con Partipilo, cercato Perrotti con la deviazione in fallo laterale di Zaffino, c'è
L'ultimo cambio per mister Castellucci, pronto a entrare in Raya se non andiamo errati. Esce sicuramente Macciocca al 95esimo ed entra, sì, entra Raya al 95esimo in corso. 2 minuti da questo momento alla fine del recupero, ma forse verranno dati altri 30 secondi vista la sostituzione. C'è ancora da soffrire Verdone, proprio Raya a dar fastidio per Rotti. Zaffino la restituisce in pratica a Verdone, il cross, attenzione, Micci non esce, palla poi sui piedi di De Santis che la spazza come può lontano in fallo laterale. Va Di Vito alla battuta, anzi no, ci pensa Ruggeri velocemente a favore di Raya che subisce il fallo da parte di Coppolella e quindi probabilmente una delle ultime azioni pericolose del match. Calcio di punizione sarà battuto da Partipilo. Vanno tutti in area di rigore a parte Caggiano. Adesso esce Darboe, ma l'area è piena di calciatori proprio per questa che potrebbe essere l'ultima azione pericolosa del match, a 1 minuto e mezzo dalla fine del recupero. Battuto il calcio di punizione con la testa, non riesce ad essere pericoloso quanto voleva Ruggeri. Mancano 30 secondi, mancano 30 secondi alla fine dell'incontro, forse verranno dati altri 30 secondi per la sostituzione di Macciocca con Raya. Rilancio a cercare Marciano, il colpo di testa di Partipilo, aiutato da Raya verso Perrotti, la testa di Fiore ad uscire, Foti. Poi Rossini non ci arriva, Darboe si fa vedere per l'ultima volta, Verdone sulla fascia sinistra, vediamo, lo cerca Darboe, lo trova, il cross di Verdone, il colpo di testa alto sopra la traversa, non c'è deviazione, voleva la deviazione Di Vito e finisce qui Itri Cassino 0-0. Paolo, non ti ho disturbato, eri al telefono. 1-0-0 soffertissimo per l'Itri, un buon punto, una partita che si è infiammata nel corso di questa ripresa senza particolari motivi e poi l'Itri ha sofferto. Beh, diciamo che è un pareggio importante, secondo me continua la serie positiva, si giocava contro la prima in classifica che ha confermato tutto il suo spessore, soprattutto per quando è rimasto in 10. E poi è chiaro, è rimasto in 10 anche l'Itri, la partita è rimasta equilibrata, il finale è stato di Marca Cassinate, questo lo dobbiamo comunque ricordare, con la traversa di Di Vito, 2 punizioni parate da Micci. Penso che sia uno 0-0 da salutare comunque positivamente, la squadra di Palladino mantiene la sua scia positiva, visti anche i risultati che stanno venendo fuori dagli altri campi, è un risultato da salutare in maniera importante, si colloca a 25 punti e dà conferma del proprio spessore, perché insomma di fronte vi era la prima in classifica, il Cassino, come dire, procede e va avanti, quindi credo che alla fine lo 0-0 può soddisfare nella giusta misura entrambe le squadre. Io ringrazio intanto Paolo Russo per il prezioso contributo, va segnalato comunque, vanno segnalati gli abbracci di fine gara, le strette di mano tra i giocatori del Cassino e quelli dell'Itri, è una bellissima scena, c'è una bellissima scena con i tifosi del Cassino che vanno ad applaudire i propri tifosi così come quelli dell'Itri, i propri tifosi che non possono essere inquadrati da Enrico Duratorre perché sono al di fuori dello stadio. Cioè non stati richiesti numero di biglietti esiguo, era stato chiesto un numero di biglietti esiguo e per vicinanza a questa splendida stagione del Cassino i tifosi sono arrivati ma non sono entrati all'interno della struttura. C'è ancora qualche parola di troppo tra Darboe e il pubblico itrano, senza motivo Darboe potrebbe anche finirla qui e invece continua, vabbè, comunque parte, lasciamo perdere questi atteggiamenti con Darboe che adesso va addirittura a parlare con i tifosi. Darboe senza alcun motivo
Prego Enrico Duratore di continuare a filmare. C'è uno sputo, c'è uno sputo di Darboe, c'è uno sputo di Darboe nei confronti dei tifosi dell'Itri. Un atteggiamento assolutamente antisportivo. È fuori da qualsiasi atteggiamento che si può considerare un buon atteggiamento da parte dei giocatori sul campo. Poi si accusano i tifosi, però io mi sento assolutamente di dire che i calciatori dovrebbero fare il suo, abbassare la testa e uscire dal campo senza cercare di trovare situazioni che possano in qualche modo rompere gli equilibri. E comunque un finale di gara con delle strette di mano non c'è stato alcun motivo, e i giocatori del Cassino tra l'altro continuano, e insomma se poi li vanno ad aspettare fuori qualche responsabilità insomma se la dovrebbero anche prendere. Ma comunque dal comunale di Itri è tutto. Io ringrazio ancora una volta l'esterna 4 di Telegolf RTG coordinata da Enrico Duratore. Finisce 0-0 tra Itri e Cassino. Al prossimo appuntamento casalingo dell'Itri. Siamo con Mattia Mastroianni, 1-0-0 sudato, sofferto contro la prima della classe, 1-0-0 giusto, avete giocato strabene, io in telecronaca ho detto partita da 7 in pagella per Mastroianni, sembrava un po', facciamo paragoni aulici, Cannavaro con Caressa che chiudevi sempre di testa, una continuazione, poi quel cartellino rosso, che cosa è successo, i due gialli? E veramente ancora non riesco a capire io il motivo del primo. Poi il secondo, vabbè, lo doveva dare, quindi per compensare l'espulsione che ha dato al capitano. E partita dura ma contenti, e soprattutto siamo stati una grande famiglia, una grande squadra oggi, e il gruppo si fa sentire sempre di più domenica dopo domenica, e così si affrontano le partite per ottenere questi risultati, perché comunque è un'ottima squadra, una squadra che comunque, se ricordiamo, Formia ha fatto 4 gol, cioè, quindi è importante anche questo pareggio, a noi, cioè, ci premeva anche non perdere, ecco, che ti volevo. E soprattutto avete fermato il miglior attacco del campionato. Esatto, abbiamo fermato il miglior attacco del campionato e poi non prendere gol da varie partite, questo volevo. Qui in casa, se non vado errato, è la quinta partita consecutiva che non beccate gol. Ecco, questo ti volevo dire, la quinta partita che non prendiamo gol. Scusami, nel 2017, a parte la Coppa, l'andata al Serpentara, 0 gol presi. Mai preso gol, sì, e questo è un dato importantissimo. A parte che anche, cioè, che merito dei compagni che ci sono venuti a dare una mano, ma comunque anche dentro di noi è uscita quella voglia, quella rabbia che comunque nel 2016 non avevamo, ma non perché avevamo perso un po' di fiducia, i risultati non venivano, e adesso è tutto cambiato. La fascia di capitano affidata a Fiore, per quale motivo? Spiegaci un po' questa dinamica. La fascia di capitano affidata a Fiore perché per me Gaetano è un grande esempio, io posso dire che comunque sono stato cresciuto da lui, già da 2 anni a questa parte, ho sempre giocato al suo fianco, è sempre stato il mio capitano, comunque da quando è ritornato mi premeva, cioè per me lui è il capitano, quindi la fascia, e poi comunque anche tanti anni di esperienza in più a me, io ancora devo crescere, devo imparare tanto, e quindi era giusto che comunque la fascia di capitano tornava una persona che in campo comunque dà ancora tanto. Un'ultima battuta per l'8 febbraio, la finale.
Ultima battuta, guarda, sono un po' scaramantico, io non voglio parlare, però comunque Sarà la tua prossima partita perché sarai squalificato col Morò. però io a Morolo comunque vado a sostenere i miei compagni, partiamo dalla mattina e pensiamo al Morolo perché è importantissimo in campionato ancora, eh. Poi ci sarà questa bella cosa l'8 febbraio, la viviamo così. A fine gara con Mister Palladino, allora abbiamo sentito anche Mattia Mastroianni, abbiamo avuto i due espulsi, però i due migliori in campo e fuori, perché hai disegnato una squadra che è stata capace di fermare la prima della classe e il miglior attacco del campionato. E nel 2017 in campionato ancora dovete prendere gol, e quindi chi meglio di te? E poi perdonami, ma io do la palma di migliore in campo, almeno fino all'espulsione, a Mattia Mastroianni. Sì, partiamo all'inizio. Gara difficile contro sicuramente la squadra migliore, quindi noi siamo contenti perché credo che poche squadre pericolanti come noi faranno punti contro il Cassino. Nel primo tempo abbiamo sofferto, nel secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosa, ci siamo messi a 5, abbiamo un po' imbrigliato le loro trame di gioco. E abbiamo sofferto un po' verso la fine quando siamo rimasti in parità numerica 10 contro 10, però come hai visto tu, una gara molto difensiva come le ultime che abbiamo fatto, è mancato l'acuto per passare in vantaggio, ma abbiamo avuto anche qualche occasione per poterlo fare. Naturalmente c'era un po' di rammarico nello spogliatoio, ma io invece ho fatto l'applauso ai ragazzi che probabilmente siamo abituati male. Contro questa corazzata, secondo me pareggiare è come fare 3 punti. Che cosa è successo quando sei stato cacciato quasi una vittima sacrificale? Perché non abbiamo visto che tu abbia fatto nulla. No, secondo me l'arbitro doveva in qualche modo pareggiare l'espulsione di Giglio, comunque dare un segnale alle due squadre di giocare con maggiore calma, quindi ha scelto me, poi ha ammonito in quell'occasione Mastroianni che non c'entrava nulla e quindi poi questa prima ammonizione è valsa poi l'espulsione per la seconda nel secondo tempo. Quindi l'arbitro Crescenzio già contro il Morolo ci ha creato qualche problema, noi vinciamo 2-1, lo stesso arbitro, vinciamo 2-1 al 90°, però l'arbitro fa parte della partita e sbaglia come sbaglia il calciatore, come sbaglio io, quindi noi ci siamo dati la mano, abbiamo chiesto scusa perché abbiamo un po' alzato un po' i toni, però io non ho fatto nulla di particolare. Con i sostenitori del Cassino che è successo? Perché avevo visto anche degli sputi nei confronti della panchina. Sì, ma purtroppo la parte esterna dietro di noi è scoperta e probabilmente paghiamo il fatto di essere fuormiani. Cose di calcio che capitano e tutto è rientrato poi a fine partita con gli avversari, con l'arbitro, cose di calcio. Adesso il Morolo e poi puntini, puntini. Non lo diciamo. Sì, soprattutto il Morolo perché è una partita difficilissima. La vittoria del Gaeta oggi Arce dimostra che è un campionato che in zona salvezza è difficilissimo, non possiamo mollare, quindi dobbiamo andare a fare prima i 3 punti a Morolo, cercare di vincere. Dalla domenica successiva, che anticiperemo a sabato, partiamo con il Morolo, dalla domenica successiva penseremo alla partita storica che ci aspetta, noi fino a quel momento non vogliamo e non dobbiamo mollare nulla. Allora, mister, in bocca al lupo per questa trasferta e poi ci rivediamo personalmente con Telegolfo RTG per quanto riguarda la finale. Sì, grazie Crepi il Lupo e grazie a quello che fate per noi, come ci sostenete.